Salve amici, bentornati sul canale e benvenuti a questo nuovo video. Oggi volevo parlarvi di come diciamo poter migliorare un orologio che di per sé è secondo me quasi perfetto, però appunto siccome l'orologio perfetto, come dicono in tanti, non esiste, e anche questo orologio non fa eccezione di qualche difetto. Stiamo parlando del mio Seiko King Turtle Manta Ray. Allora, questo orologio che è con me da qualche mese, diciamo da fine estate, io prevalentemente lo adopero quando vado al mare, quindi lo uso quasi sempre d'estate questo orologio perché è fantastico. Però appunto non so perché Seiko fa sempre 99 e non fa mai 100. Infatti a volte inizialmente lo mettevo con un po' di difficoltà per colpa del cinturino che con cui viene fornito quando diciamo di primo equipaggiamento, che è un cinturino secondo me a dir poco insopportabile. Allora vi spiego anche perché. Allora, il cinturino in questione è questo qui, no? Questo è quello suo originale con cui nasce e viene fornito dalla casa. Allora, questo cinturino qui è pessimo perché è gomma che, cioè, a me non mi dice niente sta gomma qui, è morbida sì, però insomma non è. Poi esteticamente è brutto, perché è brutto, non c'è niente da fare, è un cinturino brutto, ma la cosa che veramente mi dà fastidio è, ognuno ha le sue fissazioni, no? Tanto noi appassionati siamo più o meno tutti così, e che appunto mi distoglieva dal fatto di metterlo più o meno spesso, è questo ferma cinturino qui. Questo qui non è un ferma cinturino, questo qui è una griglia per farci il barbecue, le bistecche sopra. A parte che è grosso, e guardate com'è grosso, e poi è veramente brutto, cioè non ha senso. E poi oltretutto non fa neanche il servizio che deve fare, perché non ferma nemmeno in maniera corretta il cinturino, perché vedete, cioè, ci sciacqua dentro e quindi praticamente sono sempre io a muoverlo. Tant'è vero che avevo tentato anche di schiacciarlo un po' con delle pinze, insomma ho fatto un po' una mezza schifezza, ma insomma tanto sì, bellina, ronda di Kanagawa, che tutto quello che ti pare, però è un cinturino di pessima fattura secondo me. Poi questa è sempre la mia opinione personale, ma siccome l'orologio è mio e decido io appunto come equipaggiarlo. Detto questo, la prima cosa mi è venuto in mente di fare, avevo a casa siccome questo orologio appunto al passo di 22, e quindi non è che ho tantissimi orologi col passo di 22, avevo pensato di metterci un bracciale in acciaio, strap code, insomma tutti mettono quelli lì, no, perché strap code costano ma sono veramente di alta qualità. Però poi mi ha distolto dal farlo il fatto che siccome è un orologio parecchio ingombrante al polso, e un mio caro amico ha un Turtle King, mi veniva la parola, non come questo ma insomma similare, la cassa è simile, che lui l'ha comprato col bracciale in acciaio e me lo sono fatto provare. Per stare l'ho provato e sinceramente già è un orologio che è enorme, mettendoci il bracciale in acciaio diventa veramente, a parte pesantissimo e poi è veramente grosso, mentre invece il cinturino in gomma lo snellisce un po'. Allora ho detto, non compriamo il bracciale che tutto non costa nemmeno poco, ripiego sul nato, e infatti avevo preso questo nato qui che è di ottima fattura, guardate bello, così, vediamo se va messo a fuoco meglio, ecco. Questo qui è un nato di buonissima fattura, vedete, e quindi inizialmente avevo messo questo. Ora il problema qual è? Usandolo al mare, secondo me il nato è il cinturino meno adatto, per il semplice fatto che quando te fai il bagno e poi esci è come avere un canovaccio al polso, perché non asciuga mai, cioè questo asciuga quando te la sera te ne vai a casa dal mare, allora forse è asciutto, perché se ti bagni di continuo, esci di continuo, questi cinturini qui non asciugano mai. E quindi anche lì ho detto no, non ci siamo neanche qui, perché insomma non posso mica che andare a casa con tutto sempre bagnato, insomma poi lo sciacquo quando esco dall'acqua, quindi lo bagno sempre praticamente, perché
sempre con acqua dolce, e quindi anche questo qui che ci stava molto 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 bene, lo rendeva anche più leggero al polso, però anche questo qui bocciato. Ho detto stai a vedere che mi tocca vendere un orologio perché non trovo il cinturino adatto alle mie esigenze. Invece poi navigando diciamo su, su internet, su eBay, ho trovato questa azienda qui. Allora faccio una premessa, qui io non ricevo nessun compenso, non vi metterò nemmeno il link in descrizione se volete per andare a cercare da voi, e quindi niente, non ci sono riferimenti, però io è soltanto un consiglio tra appassionati di come poter migliorare appunto un orologio che di per sé è fantastico, però ha questo problema, come sempre Seiko, bracciali, cinturini, sono nella maggior parte dei casi non vanno mai bene, se no Strap Cold non avrebbe fatto i soldi che ha fatto creando appunto delle alternative ai cinturini bracciali originali, a bracciale, perché Strap Cold fa bracciali. Comunque, questo qui è la ditta One More Tropic Strap. Ho detto mettiamoci un bel Tropic e tagliamo la testa al toro, e infatti così è stato. L'ho trovato su eBay, il prezzo si aggira intorno ai 16 euro, roba del genere, non mi ricordo di preciso, quindi è anche un prezzo abbastanza abbordabile. E l'orologio ha cambiato anche faccia tra le altre cose, perché a me i Tropic piacciono molto, e guardate com'è più bello con questo cinturino qui, guardate, cioè, vedete com'è più bello, guardate com'è fatto bene questo cinturino qui, cinturino veramente di qualità, di qualità, di buona qualità, vedete anche, anche dietro, guardate, tutto forellato, fori, qui ci sono i fori, quindi potete metterlo al punto che preferite, e anche dietro gli corrispondono i fori, e quindi è ecco, così, così va bene, così ci siamo, così è un cinturino di livello, di buon livello, di livello alto, e anche la fibbia, guardate bella, cioè tutto, tutto diverso, via. Cioè è un, tutto un altro orologio, guardate, è veramente bello, dai, c'è niente da fare. Qui il fermacinturino, oltre che essere a modino, scusate, funziona anche a dovere, perché quando metto qui il cinturino sta fermo, eccolo lì, non si muove, e quindi fa anche il suo sporco lavoro. E adesso mi posso godere il mio bellissimo Seiko King Turtle, ok? E quindi niente, è un consiglio che vi do se avete orologi simili, diver, questo è gomma, quindi ah, poi sulla gomma guardate com'è bella morbida, bella flessibile, si indossa al polso, si mette al polso e sta benissimo, e io ve lo consiglio, vi ripeto, non ci sono affiliazioni, non ci sono come si dice guadagni, è soltanto un consiglio tra appassionati, quindi se lo volete cercare andate su eBay One More Strap, e cambia faccia al vostro orologio diver a un prezzo diciamo giusto, perché la qualità un minimo va pagata, e quindi secondo me avrete grande soddisfazione nel portare un orologio come questo, che appunto è bellissimo, con questo cinturino di buona fattura. Bene, detto questo, io vi ringrazio per aver visto questo video, e vi saluto e ci vediamo alla prossima occasione.